A quel gruppo di lavoro, perché poi l'ho identificato quasi come un tutt'uno, e aggiungerei a queste persone che ho nominato, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, Sudo Gentile Amico, Sonego, Vincenzoni, ovviamente Mario Monicelli di Norisi, Antonio Petrangeli, un modo, uno stile, un modo di stare al mondo, un modo di guardare le persone, un modo di rapportarsi al lavoro. Innanzitutto una passione civile, una passione per il proprio paese potente, che si traduceva in un voler fare, uno spettacolo popolare, cioè di cinema, per la gente, però ponendosi delle responsabilità, ponendosi dei compiti anche che non erano educare le masse, ma era appunto stabilire intanto un patto con il pubblico molto genuino, che è quello qui li facciamo ridere, li facciamo divertire. Però nel frattempo vi raccontiamo anche la società italiana, raccontiamo anche le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre malattie, il nostro, raccontiamo cos'è il fascismo, raccontiamo cosa vuol dire la corruzione, raccontiamo i conflitti familiari, cosa significano in termini, delle robe che sono compito dei romanzieri, della letteratura alta. Ecco, la letteratura alta incontrava lo spettacolo popolare, gli autori delle scenette di Totò si caricavano sulle spalle quello che era il compito del grande romanzo. Quindi questa roba qui, la convivenza del dramma con l'ironia, cioè che una cosa non poteva esistere senza l'altra, e questa era una cosa che io sento che adesso è un patrimonio indiscutibile, che fa parte, cioè che non si può mettere in discussione, al di là di quello che dice Felice giustamente su qualche critico che a volte storce il naso dicendo la commedia, ma qualsiasi film di Fellini non esisterebbe se non ci fosse l'elemento dell'ironia. E così i grandi autori, i miei coevi, diciamo quelli a cui ammiro, come Matteo che c'era ieri sera, Garrone, o Paolo Sorrentino, la giovane Alice Rohrbacher, non esisterebbe il loro cinema se non ci fosse nel loro, diciamo, nella loro tavolozza anche l'elemento dell'ironia, quindi non si potrebbe, ecco, questa roba qui è un patrimonio così importante che è dato, che per fortuna adesso è nostro, tant'è vero che quando lo praticano nel mondo dicono Italian style, quando dicono, per spiegare, qui facciamo in America dove invece i generi sono più separati e distinti, drama, comedy sono cose distinte, per quando arriva un film italiano devono dire dramedy, cioè devono creare una parola ulteriore, oppure devono dire facciamo questa storia, però facciamola Italian style, cioè scherzando sull'evento drammatico. Quindi questa cosa credo di aver appreso, e tutti noi l'abbiamo appreso, e tutti noi sentiamo che adesso è un patrimonio indiscutibile, per cui adesso, visto che in questi giorni dobbiamo farlo, perché anche lui non amava le celebrazioni, le rievocazioni, una persona allergica alla retorica, però è giusto che lo facciamo perché non possiamo dimenticarlo. Il grande e enorme grazie che noi dobbiamo dire a quelli come Ettore, ma Ettore, che forse più di tutti l'ha saputo esprimere, è proprio questa cosa, di averci regalato questa cosa che adesso è un patrimonio che abbiamo tutti, di cui possiamo disporre, e insomma per questo li vogliamo così bene, e sentiamo che la cosa ci appartiene e che la sua vicenda personale ci riguarda e che la sua opera è insomma una cosa che per noi è così preziosa.